forza hanno buttato tutto. Ok, meno male. Finalmente. Tanto è registrata. Ok. Allora, sono davanti alla casa di Luciana, un'autodeterminata della Val di Sole. Sì. Ci sono qui almeno 11 esponenti delle forze dell'ordine dell'arma dei carabinieri, più un facente funzione che vuole entrare e buttare giù la porta della casa Ma con della. quale carte? Ve l'hanno fatte vedere le carte? Luciana gli ha chiesto che cosa, con che autorità stanno entrando dentro casa tua? Allora, devo parlare con Luciana e fare in modo che lei chieda, perché. In base a quali documenti voi volete entrare? Scusate, in base a quali. Scusi, lei è il proprietario di No, casa, io allora sono si deve spostare. un'autodeterminata Allora si deve spostare. del popolo. Grazie. Vado un attimo sulla porta. Allora, deve essere Luciana che fa sta cosa. Elena, vai da Luciana, per favore. Adesso siamo qua davanti alla porta. Ma col fabbro addirittura, ma di che cosa stiamo parlando? Perché voi siete fuori? Non lo so, io sono arrivata dopo, Luciana era fuori, perché siamo fuori perché c'era un cancello chiuso, quindi eravamo dietro il cancello, lo hanno buttato giù. Allora, guardate, qua io consiglierei di aprire questa porta. Scusate, scusate, mi scusi, mi fai avvicini a quel signore lì? Mi Sì. scusi, con quale autorità state entrando dentro questa proprietà? Chiede Barbara Banco con che autorità state entrando. Ha sentito, ma fa finta di non sentire. Sì, ma ho capito, ma questi abusi glielo diciamo subito che sono live, che saranno mandati chiaramente a chi di dovere. È già live la Zoom, È perché live, non è è in registrata solo. channel. È in channel, Ok. quindi si può entrare. Siete a livello nazionale ripresi, lo comunico per correttezza e per legge. Dov'è Angela? E dov'è Luciana? Luciana è qua. Ciao. Luciana, c'è qualcuno in casa? Luciana, Scusa, dimmi Barbara. c'è qualcuno in casa? No. Tu le chiavi ce l'hai in mano, vero? Sì. Ok, mettile in tasca. Ok. Devi parlare con loro, ti devi far dire con qua di quale, Luciana? Sì, state rispondendo, Ascolta, no. dimmi. Vengo la signora tutti i dati. Io non mi identifico nella sezione giuridica. Non mi identifico. Non mi identifico. Non so da dove puoi accedere. Vieni dentro di qua, vieni dentro di qua. Ma davvero, ma senza un foglio, ma senza niente. Ma chiamate un po' la polizia. Sono venuti a chiedersi. Sono venuti, io non ho neanche un credito, non sono neanche più pignorata e non c'è neanche la mia casa all'asta. Non so che dire. Sia chiaro che la mia casa dell'asta. In base a quale documento volete entrare? Cioè, dateci un documento, capiamo in base a quale. Però sta allo nigro, puoi chiudere l'audio per favore. Anche via aperta lei direttamente. Ma in base a quale provvedimento che non si è capito, Se dovessimo, scusate. signora, ci ascoltate un attimo. Signora, Non è che possono fare irruzione così dentro casa della gente senza un foglio, eh? E infatti no, Se poi ma non lo su riconosce. quali basi se non ho più debiti? Su quali basi? Ragazze, bisogna chiamate la polizia, per favore. Dice Dovrebbe trovare. Barbara Banco di chiamare la polizia. Chiamiamo la polizia. Ecco, brava, tenilo così. Perché sono quelle
Buongiorno. Si chiama l'imprenditorismo, in senso che quella è come se fosse una società, è come la persona. Sta arrivando il fabbro per aprire la porta. Ma davvero? Ma con quale atto? Non gli hanno dato nessun atto. Loro insistono a dire che la Luciana ha una PEC che le è stata inviata e che lei sa perché. Io non l'ho vista la PEC. No, 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 no. Siamo di fronte ad un'abitazione di una signora e ci sono qui i carabinieri in forza, in 11 esponenti dell'arma dei carabinieri armati che vogliono entrare in una casa che non è né pignorata e nemmeno sotto sequestro. E nemmeno all'asta, riferisce la signora. Noi siamo il popolo del Noie, degli autodeterminati della nazione, e chiediamo giustizia perché questo è un abuso di potere e queste situazioni non si possono verificare. Qui stiamo difendendo il popolo. Voi avete l'onere, il dovere di venire a intervenire perché ci stanno vessando in maniera illegale, illegittima per tutte le leggi, non solo per la nostra. Hanno abbattuto il cancello. Hanno abbattuto il cancello con violenza e hanno stratonato il proprietario che è un ottantenne. È un ottantenne e lo stanno mettendo in una situazione di grande difficoltà anche emotiva. Nessuna legge italiana e tantomeno la legge naturale permette quello che state facendo. Pagherete perché avete già abusato. Potete intervenire immediatamente, per favore. Ma se continuate pagherete ulteriormente. Sì, ci sono i carabinieri, ma lei, voi dovete intervenire perché qui è un abuso in atto. Sono arrivati senza giustificare minimamente l'azione che stanno facendo, non hanno presentato nessun documento alla signora per giustificare l'azione che stanno mettendo in atto. Ed è un'azione violenta perché hanno già buttato giù un cancello di proprietà privata. La proprietà non è pignorata, ripeto. Non è mai stata pignorata. E non è mai stata pignorata, quindi voi avete il dovere di intervenire. Il tuo collega. Un illecito in atto. Stanno vessando una persona anziana. Adesso ho messo giù. Va bene, intanto ve l'abbiamo detto, poi vediamo. Vediamo che si... Però abbiamo le immagini del fatto che lui è stato stratonato, abbiamo le immagini, signore, era lei, abbiamo le immagini, poi vediamo come va a finire, ok? Va a finire pubblico, come già, va a finire pubblico. Questo è anche il dito che abbiamo fatto prima. Va a finire pubblico. Poi vediamo come va a finire. Ciao Barbara. Ciao tesoro, ciao. Sereni, state sereni. Scrivete, siete lì a testimonianza voi? Noi siamo qua a testimonianza, sì. Quanti siete del popolo lì? No, mi sta guardando il facente funzione con la cravatta blu. Deve guardare. Stai calma te, respira. Vuoi parlare con me, mi dica. Respira Elena, calma. La polizia che ha detto? Sta arrivando, bene, sta arrivando la polizia. Sta arrivando, ma messo giù, non lo so se sta arrivando. Sappiate che... Io gli ho spiegato com'è. Abbiamo sentito. C'è un Dio al di sopra di tutti voi, di tutti noi. Grande, Luciana. Lei sta facendo un abuso, sta lottando contro la figlia di Dio che non ha debiti, state usando violenza sotto le vostre divise nascoste. Con le pistole. Gentilmente, le chiediamo di spostarsi perché dobbiamo... No, il signore è il proprietario. Scusi, lei dice di aprire, ma con quale carte sta facendo questo atto? Con quali carte? Guardate che vi stiamo guardando, siamo in Zoom, siamo tanti, non pensate che queste cose passeranno inosservate. Questa roba la mandiamo in televisione, sappiatelo, televisione. Sì. La sua faccia. Tutte belle riprese, Poi fateci diffida. È pignorata.
Vogliono chiamare. Dove stanno le carte? Dove stanno le carte? A nome di chi sono le carte? Vogliono chiamare il 118 per un TSO. Che cosa? Davanti a testimoni? Ma che veramente si chiama schiavitù, riduzione schiavitù questo? Lo sapete, vero? L'articolo 600. L'articolo barra. L'articolo. Le carte, dove stanno le carte? Ehi, non, siete tutti pubblici ufficiali lì, eh? Detto che ci tutti hanno... pubblici ufficiali, eh? Nell'esercizio delle vostre funzioni, quindi con giuramento di verità. Dove stanno le carte? Lo dovete chiedere voi dove stanno le carte. Voi ve le dovete far vedere le carte, da pubblico ufficiale a pubblico ufficiale. Le carte, perché sono qui? Chiamate pure la finanza, per favore. Chiamate la finanza. Chiamiamo la finanza. Sì, chiedete proprio, visto che la polizia nell'esercizio delle sue funzioni non si presenta. Collusi. Collusi. Beh, non è detto che non si presentino. Vediamo. Vedremo. L'Italia si basa sulla mafia. L'Italia si basa sulla schiavitù. Mare, fuori. Sono azienda di diritto privato, quel logo carabinieri è registrato dentro un'azienda privata. Stanno lavorando per un'azienda privata. Gliel'abbiamo detto in tutte le salse. Le carte, prima di toccare qualsiasi cosa, le carte, no la PEC, le carte, allora ci facessero vedere la ricevuta della PEC. La ricevuta della PEC? La ricevuta della PEC, visto che dicono che ci hanno inviato tutto alla Luciana, ci facciano vedere la ricevuta della PEC. C'è potenza nel nome di Gesù. L'hanno inviato alla donna viva o a chi? Intanto vediamo se l'hanno inviata. L'hanno inviata alla finzione giuridica, logicamente. Vogliamo vedere la corpo PEC e le ricevute. C'è potenza nel nome di Signore, io ti appartengo, la mia famiglia ti appartiene, questa casa ti appartiene. La potenza nel nome di Gesù, dichiaro libera questa proprietà dalle mani del nemico. La potenza nel nome di Gesù. La potenza nel tuo nome, Signore, noi crediamo in te. Bravissimo. Può farci del male, nessun arma può venire contro noi. Gli hanno già storto il braccio, già gli hanno storto un braccio l'anno scorso e poi abbassano gli occhi, gli portano le chiusure e poi si presentano così. Ma lei chi è? Ma ce li ha tutti così? Noi li vogliamo cartacci qui adesso. Lei non può, chi è? Io sono una donna viva del popolo. È una testimone giurata, ma pubblico ufficiale sei. Giurata, pubblico ufficiale. E le chiedo cortesemente le motivazioni cartacee scritte. Sono un ufficiale. Lei dice che ha ricevuto una PEC. Dov'è questa PEC? Ci dà il corpo PEC? E le ricevute? Ci vogliono le ricevute e il corpo PEC per dire che ha mandato una PEC. La signora non può controllare, è fuori casa. No, non ha capito, lei è già live, lei è già davanti a tutto il popolo. E la motivazione per la quale ha mosso tutto questo. Ma si identifichi, lei chi è? Lei chi è, appunto, lei si identifichi. Io non devo identificarmi. No, lei deve, ma come non deve? Ma che sta scherzando? Lei deve. Ufficiale, io non devo identificarmi. No, io sono un pubblico ufficiale, forse lei non lo sa. Ce ne sono altri 28 in linea. Ce ne sono 28 di pubblici ufficiali in linea. Ufficiale, pubblico notaio, le sto chiedendo la documentazione scritta per la quale lei si sta muovendo oggi con tutto questo dispiegamento di forze. E la sua identificazione. Chi è lui? Chi sono questi? Almeno il nome e cognome, se non si vergogna di dirlo. Perché potrebbe anche vergognarsi. Nome e cognome. Nome e cognome di tutti i presenti, chiediamo l'identificazione di tutte le forze dell'ordine intervenute
Nome, cognome, disordine, no, ordine. Niente, per cortesia. Forze armate sono, non sono forze dell'ordine, sono forze armate. Nome, sono militari. Sono militari. Cortesia di tutte le forze armate. Chiediamo come popolo della nazione l'identificazione di tutti gli intervenuti, siete già in video comunque. Riconoscibili. Chiedo cortesemente se spegni per favore, Luciana. Lei si tolga da davanti alla porta. Troppo concitato. Elena. Elena. Sì. Vai vicino a Luciana e di a quel signore un cellulare dietro la porta, che si è messo lui dietro la porta, dietro Luciana. Lei si dovrebbe togliere da lì cortesemente. Luciana, lui si è messo dietro di te, tu devi stare sulla porta. Io non prendo ordini, sono ordini. Ah, non prende ordini, lei non prende ordini da chi? Chi? Da chi prende ordini? Ci dica il suo ufficiale superiore chi è? Buongiorno, salve, senta, potete intervenire immediatamente? Guardalo, guardalo. Guardate che vi stiamo riprendendo, un abuso in atto, c'è cioè una violenza in atto da parte dei carabinieri, lei si mette pure a ridere. Quello è un territorio sovragiurisdizionale, dov'è la legge che dice che hanno giurisdizione? Senza legittimità, dovete intervenire immediatamente, voi dovete intervenire, per legge, lo so. Dovete venire immediatamente, Sana, via Troviana, Troviana, via. Capito, ma... Grazie, grazie. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Se non venite, chiedete aiuto, perché questa chiamata è registrata. Grazie. Chiedete aiuto. Posso raccogliere i vostri nomi, per favore? Il codice? E nome e cognome, per cortesia, grazie. E tesserino di identificazione. Non siamo mica in America, se vendo le armi nel supermercato. Puoi dire il tuo nome? No? Beh, posso raccogliere le vostre nominazioni? Non è un problema, anche se non danno un nome. No, è un problema, loro si devono identificare. Sì, loro si devono identificare, ma tanto alla fine anche se non lo fanno, diciamo lo stesso. Non lo siete vostri. E la violenza fisica che hanno fatto ne rispondono, perché li denunciamo a volte. Posso chiudere il mio nome? No? Perché? Siete come fantasmi. Basta. Non si scusi, che non ci sono scusanti di nessun tipo. Allora, che pretese ha verso gli altri? Se è il primo lei che non rispetta le sue leggi. Quanto siete tutte con le armi, giusto? Tutte con le armi, tutti belli puntati lì, vero? Sì, è proprietà mia. Non andare. No, stai calmo, c'è gente che ci difende. È proprietà mia. È proprietà di Gesù. C'è scritto là. No, sta spingendo. Allora, Giuliano, non voglio neanche dare i loro nomi. Tanto dai. Devo andare a rispondere. Tanto le foto ce le abbiamo. Vanno risposto dalla polizia o dalla finanza? Ad ora no. Abbiamo chiamato entrambe, ma ad ora non ha risposto nessuno. È arrivata una nuova facente funzione. Hanno chiamato l'assistente sociale con la giacca. Sì, va bene, bene. Parliamoci con l'assistente sociale, vai. Chiamala, avvicinati e chiamala.
Buongiorno. Buongiorno signora. Scusi, mi dispiace ma dovremmo riprenderla come abbiamo ripreso tutti, perché questo è un abuso grande. Lei che è l'assistente sociale, mi perdoni. Non la vedo. Lei che è l'assistente, come si chiama, mi perdoni? Non riprenderla in faccia. Chiedigli come si chiama. Come si chiama, Elena, mi senti? Lei dice che è stata convocata in ordine e non vuole dare il nome sul consiglio del carabiniere che ci troviamo qua di fronte. Ma pure lei? Bene, allora gli potete chiedere che parli con Interceda, con il facente funzione, se faccia dire per quale motivo è stata chiamata e soprattutto per quale motivo questa gente è lì. Chiede il popolo per quale motivo l'ha stata chiamata. Allora, leva quella mano. Tanto sei stato ripreso già. Il servizio ad hoc. E che servizio ad hoc sarebbe questo? Ah, voi sostenete la popolazione con servizio sociale dopo che ci avete annullati da 12 anni. C'è anche il fabbro lì? Sì. C'è il fabbro? Vai dal fabbro. C'è il fabbro, ma non lo vedo. Attenzione al signore, non lo fate discutere con loro, perché Giuliano si fa male. Giuliano, io sto leggendo il prologo di IM. Luciana, fa calma al tuo marito. Perché l'assistente sociale, la mia casa non è né signora né signora, non è sul debito, la banca chiede altri 50.000 euro. Vai dalla, vado a vedere l'assistente sociale. Sta riprendendo, sì, sta riprendendo e continuerà a riprendere. No, mi sovra di e io non riprendo la storia. Prendere. La vuole altri 50.000 euro. Ma la banca sembra una cosa, viene qua, dice che vogliono, questo lo posso leggere, vogliono 50.000 euro e voi per 50.000 euro per questo sta riconoscendo. Lo facesse vedere al facente funzione, quello lì vestito bene perché si sente grande. Prova qua. Elena, mai sentito? Al facente funzione che ti sta davanti lo deve far vedere il foglio. Soprano. Stai tranquillo. Una cosa del genere. Poi sgridiamo gli spiriti del dolore, gli spiriti di violenza, come di Gesù. Ma tranquillo. Facendo da voi stessi, perché ognuno di voi non è che potrete dire ognuno di voi non è che potrete dire 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 di voi non è che potrete dire
Stanno arrivando la polizia locale, di giro la polizia locale. È arrivata la polizia. Vediamo come si comporta. Non ho già parlato con i pazienti in funzione dell'arma dei carabinieri. Elena, ciao. Ciao. Mi raccomando, i documenti che loro hanno, è là che si vede l'incongruenza. Non vi attraete a spiegare cose, loro sanno tutto. È un abuso gravissimo. Stanno cercando di entrare nella casa di una signora senza documentazione di comprovazione. Li abbiamo chiamati noi perché noi siamo quelli che stanno. Io chiedo a lei, cosa avete intenzione di fare? Un attimo, lei ha ripreso la mia diretta adesso. Perdonami, ci possiamo parlare un attimo con la polizia? Siamo qua davanti alla polizia. Allora, guardi, un attimino che intanto c'è un superiore, no? Non si capisce niente. Perché lei ha girato per il posso capire un attimino che certo, pagati anche dal popolo. Poi il carabiniere non dalla Italy Repubblico migliorata. Signora, però adesso deve spostarsi. Certo. Poi dopo parlo. Dove vuole? Fa così. Voi lavorate per il popolo che vi paga. No, la funzione giuridica non siamo noi. Lavorate per le banche, al soldo delle banche siete, non della gente. E voi avete giurato di difenderla la gente. Mettendo in commuta con la polizia gli ufficiali giudiziari. Elena, mantenete la calma, è inutile sbraitare così, dovete stare sul punto, dovete controllare quei documenti, loro devono farveli vedere, è lì che potete dimostrare la frode. Non fanno vedere nulla loro, non fanno vedere nulla. Dovete insistere, ma deve insistere chi ha la custodia di quella casa, non certamente altri. Certo. Adesso lei sta perdendo solo energia così, capisci? State facendo un abuso. Allora, tu non ti devi dimostrare di niente per questi documenti, noi è per te. Ok, però dal punto di vista... Adesso ti vai lì da quel signore lì e te le domande con quali documenti, con quale autorità si è presentato qui oggi con queste forze. Non riconosce mai nella funzione giuridica, mi raccomando, perché questi non sono rivolti a te. Certo. Allora, tienila tu sotto controllo, stagli vicino. Lui, no, lui davanti a me. Mi dica con quale autorità lei è qui oggi. Mi faccio vedere i documenti. Mi faccio vedere i documenti. È arrivato il 118. Pure. Anche il 118. Questo è un abuso davanti alla legge, ma soprattutto un abuso davanti a Dio che stanno facendo tutti quanti. E sappiate voi che state lavorando in questo modo, state lavorando per il diavolo, non state proteggendo, andate contro gli stessi giuramenti che voi avete fatto di proteggere il popolo. Voi state proteggendo le banche. Avete giurato. Avete giurato, ve lo ricordate che avete giurato? Ma adesso voi state servendo le banche, i ladri state servendo. Io faccio qualcosa di male. Mi rispondo. Non importa se me l'ha ordinato chiunque. Potete anche decidere di prendere andate. Io non possono licenziarvi, capisci? È questo che voglio dirvi, voi siete giovani e potete veramente
cambiare sto posto. Voi avete avete la possibilità veramente di aiutare il popolo e di liberarci da questa situazione. Perché è sempre peggio. L'avete visto anche voi cosa sta succedendo in questi anni. Vaccini, altre cose. È contro di voi. Siete liberi. Siete voi le prime vittime e non ve ne rendete conto. Siete voi quelli che sono usati. In realtà sì. Siete usati dal potere. Vi servirebbe qualcuno di voi si ricorda i vostri giuramenti? Sapete chi è la patria? La patria siamo noi. Voi dovete servire noi, non quel signore lì che lavora per le banche. Sono persone libere che non hanno neanche debiti. Bene, la polizia dà in due una volante e sta scortando il fabbro verso la porta, quindi abbiamo le prove. Aiutate il signore Lorenzo, lasciali fare. Giuliano, fermati. Sto qua, tranquilli. Lei è stato molto utile come polizia di Stato, complice. Scusi, mi scusi, la polizia di Stato, ordine pubblico. Sentimenti. Dove stanno le documentazioni? Ma dico davvero, ma questi non hanno debiti. Signor Fabbro, lo sa che lei tornerà a casa stasera? Sì, dovrà tornare a casa, vero? Cioè, ma senza far vedere una carta, senza far vedere niente, capite dove siamo arrivati? In abuso totale. Questo va in televisione, con tanto di volti, tutti i volti che stanno lì, In televisione anche il Fabbro. Il fabbro per primo. Cioè, ma te rendi conto? Sono entrati dentro casa con la forza. Dove stanno le carte per questo abuso? Lei, signor Fabbro, questa sera tornerà a casa, vero? Tornerà a casa, vero? Vergogna. Sbagliati. Bisogna disubbidire. Sono la nostra mafia locale. Voi lavorate per la mafia locale. Bravi. La polizia, mi fai parlare? Mi metti davanti il poliziotto? Mi scusi. Mi sente lei facente funzione poliziotto? Mi sente? Lei ha visto le carte? Niente, no. E allora perché sta facendo questo? Non ci sono carte, non sono state mostrate. Dov'è l'ordinanza del giudice? Ce la faccia vedere. Non c'è nessuna ordinanza, lo capisce? Se non la fa vedere, non c'è. Mi mostri per favore il poliziotto, voglio parlare con lui, no con gli altri. Barbara, c'è un'ordinanza del giudice? Filippo deve parlare con lui. Levi per favore davanti. Dov'è l'ordinanza del giudice? Lei è stato chiamato per questioni di ordine pubblico. Capisce che stanno entrando armati dentro una proprietà e senza mostrare una carta. E lei è lì che dice sì. Siamo tutti pubblici ufficiali qua. Sta roba è live già, È live. Capisce? Il tribunale. Voglio vedere la sua faccia, Elena, non il resto. Voglio vedere la sua faccia. La sua faccia, chiamato come pubblico ufficiale a protezione per ordine pubblico. Guardi, stia tranquilla. Sta tranquilla. Lei ha capito che sta succedendo? Questa roba va in televisione, È un abuso di potere. E lei nella sua veste di facente funzione pubblico ufficiale ha permesso un abuso. Avete intenzione di sparare a qualcuno? Che c'è l'ambulanza? No, è già live, non ha capito. Voglio che mi inquadri lui, per favore, Elena. Lui in faccia.
Non mi interessa. Perché lui è stato chiamato. Mi parla così, niente, non voglio. Certo. Ah, me ne vado bene. Dove stanno le carte per questo abuso? Lei ha permesso a degli armati di entrare a casa di un cittadino secondo il suo codice, senza nessuna ordinanza del giudice. Dov'è l'ordinanza del giudice? Dov'è l'ordinanza del giudice? Non ce l'ha. No, 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 lei se ne deve accertare. Visto che non è stata mostrata, lei se ne deve accertare. Era già tutto predisposto e qualche anche quei dolcetti. Ecco, e allora quindi, siccome è tutto predisposto, lei ha valora quello che è stato predisposto senza sapere? Chiamato? Chiamato, lei è stato chiamato. Sì. E allora lei dove le vede le carte che possono permettere questo? Sta osservando un abuso senza una carta in mano. Ma l'ha vista la carta. Dov'è la carta? Se la faccia dare. Signora, stia tranquilla che è tutto a posto, non facciamo cose illegali. Eh? Ah no, guardi, le posso assicurare che io ho le prove che fate cose illegali e sono ancora qui a vedere questo. Anche noi tutti stiamo vedendo questo. Non sono sola, ci sono 44 pubblici ufficiali che la stanno guardando. Ha capito? Non stiamo giocando, non sono idee, sono carte internazionali. Lo sa che la Costituzione non è mai stata applicata? Studi, perché era nell'esercizio delle sue funzioni. Ne vuole le prove? Ma non sta chiedendo le prove di questo abuso. Sta facendo da testimone a un abuso come pubblico ufficiale. Dov'è il suo collega? Dov'è l'altro poliziotto? Devo informare anche lui come pubblico ufficiale di questa cosa. A lei... Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei è anche in pubblico ufficiale, me l'hai... giusto? È nell'esercizio delle sue funzioni? Sì. Allora ha controllato che ci siano le disposizioni di un giudice per questo abuso? No, guardi, perché io ho accompagnato solo l'ambulanza. Quindi tutto lei ha accompagnato la... Ah, avete accompagnato l'ambulanza, perché adesso cercate pure di violentare uomini e donne, oltre che in questo modo anche con che cosa? Con la paura del TSO? Sa? Mi sa dire l'indicazione di violenza se lei la usa? La violenza è l'entrata dentro un appartamento di una dimora senza nessuna carta e con la paura di un TSO. Ci sono 44 pubblici ufficiali che la stanno guardando anche a lei. Siamo tutti qui a guardare. Fa piacere. Cosa? Faccia vedere le carte. Vada a controllare le carte. Faccia la sua funzione. Ha fatto giuramento di verità, no? Guardi, l'unica polizia giudiziaria, ambulanze, vedere che non ci siano problemi. Lei ha giurato di difendere la patria. Lei è stata chiamata dal popolo per pubblico servizio, perché c'è un problema di ordine pubblico. Quindi lei cosa dice? Ho accompagnato cosa? È la sua funzione, no? Adesso stiamo in silenzio, giusto? Silenzio ha senso, sta ammettendo di essere collusa. Vi state rendendo complici di sta roba. Grazie per l'aiuto e per il servizio che ci date. No, ma questa roba pensate davvero che finisce così? Perché siete voi quelli a cui ci dobbiamo rivolgere? Stai fermo. Che bravi che siete con le pistole, eh? Tu deve sapete fare ma sapete quanti anni ha quell'uomo? Un'altra volta. Che bravi, quanto vi sentete potenti. Vergognatevi. Non accettate. Ma lì l'accompagni, no? L'accompagni, che bravo che è. Non accettate. Cosa gli raccontate ai vostri figli stasera? Come al solito, forti coi deboli e deboli coi forti. Vergogna. Calma ragazzi. Salvano la patria. Vergogna. State salvando la patria o state salvando il popolo? Vergogna.
Disonore, disonore, altro che onore, disonore. Che parla? È il popolo che li paga, lo sanno? All'SS non gli interessa, non hanno... Oltre che gli vengono presi dal certificato di nascita loro i soldi dello stipendio. Vergognatevi. Che lo stipendio glielo pagano le banche che stanno servendo oggi, invece no, loro... non glielo pagano le banche, glielo prendono dal certificato di nascita e dal fondo One People, che è di tutto il popolo, non è loro. Siamo... Quindi lo stipendio si vi arriva. Ladri! Andano qua. Se avete paura di perdere lo stipendio, fatevi due conti e andate a studiare prima e capite da dove vi arrivano i soldi. Perché i soldi ve li diamo noi, non quelli che vi mandano a fare ste violenze sui vecchietti, perché queste sono persone anziane, sono inermi. Voi siete qua col giubbotto antiproiettile di fronte a due anziani inermi. Complimenti, complimenti, ottimo servizio, bel lavoro. A te ti conosco, so che lavoro. Le carte, non abbiamo visto una carta, le carte. Senza un vogliamo vedere le carte. Il giudice, quindi siete voi perseguiti adesso. Avete anticipato per la legge, ma avete eseguito anche contro le vostre stesse leggi. E si andrà a fondo. Sì, perché non c'è un mandato. Io non posso c'è un mandato dentro del giudice. Tranquillamente a vedere che non mi rubi qualcosa. Non mi lascia neanche andare dentro. Il giudice non ha dato il mandato a quel signore che vi manda. Capite cosa vuol dire questo? Quindi vi prendete la responsabilità personale, ognuno di voi, di fare quello che state facendo. Non c'è il tribunale dietro, ci sono le banche lì dietro. Lo vedete quel signore lì? Quello è mandato dalle banche, non il tribunale. Poi gli danno ma loro lavorano per azienda privata, le banche sono loro padroni, sono anche loro padroni. I vostri stipendi non le paga la Italy Republic of, ve le pagano dal vostro certificato di nascita. Sveglia, sveglia. Questa modalità qui deve finire. Sveglia. E allora è giusto che venga tutto a galla. Spero che ci abbiate figli tutti quanti voi. Sapete perché? Perché sono garanzie sul mercato internazionale i vostri figli. Garanzie sì. Per questo sistema che tanto tenete conto. Quando succederà qualcosa loro chiameranno i carabinieri, come li prenderanno. Sì, chiameranno e spero che trovino gli stessi che hanno trovato questi qua, l'uguale. Ma se ne fregano altissimamente anche delle loro stesse leggi. Sì, quando faranno qualcosa contro la di legge loro... è uguale per tutti, giusto? Bene. Quello che state facendo è il più forte sul più debole, questo avrete dalla vita, il più forte sul più debole, tanto ve l'hanno già fatto. Il più forte, dopo direte: ah, ma il più forte vi ha vaccinato tutti. Bene, bene. Vogliamo vedere le carte. Le carte, dove sono le carte? Loro non ce l'hanno, loro fanno solo la squadra dei mercenari. Altrimenti... Andate è evidente che sono dei mercenari, se non fanno vedere le carte, è evidente, ammettono che sono dei mercenari. L'hanno già messo per il mondo. Per adesso i pubblici ufficiali sono diventati 52 e è tutto già live, vi piace, vero? Stasera io mi auguro che lo vedrete, perché tanto se non lo vedete stasera lo vedete presto. Potrebbe anche discutere qualcosa di mio personale, assolutamente non è assolutamente me lo disinteresso. No, è personale, come se personale. Sono loro parte. Lì e sono loro che stanno agendo. Scrivi una carta. Come non è personale? Volti e i nomi non li dicono. Chi ci agisce così? La mafia? Tranquillo. Le banche sono la mafia. Senza pistole, senza divisa, sono una nullità. Non offendiamoli, non si meritano neanche le offese. Meritano bene di vedere che cosa li aspetta. Vabbè, lo vedranno cosa gli aspetta. Sì, ma questa cosa ancora non ci sono le carte, ma vi rendete conto? Dove stanno le carte? E ognuno di questi si prenderà la responsabilità personale di quello che sta succedendo, dal primo all'ultimo. Visto i poliziotti, dove sono i poliziotti?
Ma poi il motivo. Si sono messi a chiacchierare. Ah, che carini. Polizia di Stato. Che spettacolo, come sono bravi. Tutti. Poliziotto. C'era da chiamare la finanza di Roma che gli tirasse le orecchie. Brava l'assistente sociale, bravissima. Le carte, signora, dove sono le carte? Non c'è neanche un mandato del giudice. Sono felice che anche due dell'ambulanza stiano a guardare che non ci sono carte. Siete testimoni che non ci sono documenti per questo abuso. Lei, signora assistente sociale, se non si è identificata manco lei, le ha viste le carte? Dove sono le carte? Questo può succedere a ognuno di voi, vi entrano dentro casa così. Senza nessuna carta, perché? Perché c'avete voi, c'hanno voi che li proteggete. Vergogna. Il poliziotto, mi fai parlare col poliziotto? L'ha avvisato il questore? L'ha avvisato il questore di questa situazione? C'è l'avvocato. L'avvocato non è il questore, ma che sta paragonando il questore all'avvocato? Bisogna chiamare il questore. L'ha chiamato il questore? Guardi, le consiglio di chiamarlo il questore. Devi chiamare il questore. Elena, ti sei spenta la telecamera. Elena. Per fortuna che è maggiore, è il grado di maggiore. Elena. Elena. Elena è caduta. Si può chiamare qualcun altro di quelli che sono presenti là? Chiamo io Pietro per dirglielo. Mi va bene? Veloce, sì. No. Pietro è entrato adesso comunque. Ragazzi, gli hanno levato la telecamera? Non si sa. Il telefono è spento di Elena. Gliel'hanno tolto, va. Gliel'hanno tolto. No, o gliel'hanno tolto e gli è scaricato. Magari è caduta la batteria. Luciana, c'è qualcuno che sta in nome di Luciana? Com'era che non c'è il caldo? C'è Pietro adesso. Pietro, chi è Pietro? Elia. È lì con loro. Ok, dov'è Pietro? Apri la telecamera. Pietro, che è successo al telefono di Elena? Dimmi tutto, Barbara. Che cosa è successo al telefono di Elena, Pietro? Non so, cos'è successo al telefono di Elena? È scarico. Adesso bene, allora siete tu. Adesso mi giro. Aspetta, sì, che lo giro. Di nuovo torna dal poliziotto, per favore. Grazie, Pietro. Ciao, Elena. Torna dal poliziotto. Pietro. Sì. Sì. Dicevamo, signor poliziotto, che non, di cui non sappiamo il nome, l'ha chiamato Walter. Walter si chiama Walter. Walter, l'hai chiamato il questore? Lo sai che sei di fronte a un problema grande stamattina? Questa gente sta abusando senza carte. Barbara. Signor Barbara, sì. Mi perdoni, noi siamo qua in ausilio innanzitutto. Hanno le carte in mano, c'è qua il comandante di Malè, ci ha chiesto... Dove sono queste carte? Ce le ha l'avvocato. Ma sì, l'avvocato... Ma le carte non ce le hanno fatte vedere, perché non fanno vedere le carte? Ce li hanno, dai. No, bisogna... Ce li hanno, la viste. Andiamo lì dall'avvocato a domandargli le carte. Scusi, avvocato, signor avvocato, può venire qui?
Sì, può venire davanti al pubblico ufficiale Walter. Vogliamo chiedere gentilmente se lei ci mostra le carte. Grazie. Preziotto, prego. No, no, beh, guardi, prego, le lascio l'ordinanza del giudice, se può vedere. Ok. Questa è l'ordinanza del giudice? A nome? Barbara? Sì? La leggi? Non riesco a leggerla io da qui. Leggila tu, per favore, Piero. Allora, il giudice dell'esecuzione, letta la relazione di intervento del custode depositata il 30 maggio 2023, considerato che risulta già pronunciato l'ordine di liberazione, che come tale è esecutivo ed eseguibile... Ma è del 30 maggio 2023, ragazzi. È del 30 maggio 2023. Sì, continua per favore. Allora, ed eseguibile è che l'attività sinora condotta dal custode al fine di consentire le visite da parte di potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati ha avuto scarso successo a causa della pesante opera di ostacolo messa in atto dalla debitrice con l'ausilio di altri soggetti. Ritenuta a questo punto la necessità di pronunciare ulteriori specifici provvedimenti finalizzati alla realizzazione della liberazione ordinata, così come richiesti dal custode stesso in funzione della particolare grave situazione che si è venuta a creare, anche in considerazione delle minacce proferite dalla debitrice. Invito il custode avvocato Andrea Antolini, quale pubblico ufficiale, a dare seguito all'esecuzione dell'ordine di liberazione, autorizzando fermo quanto già stabilito nell'ordine di liberazione. Aspetta, scusa. Allora potete far vedere le carte che è tutto chiuso? A chi è intestata? Prima di tutto è intestata la finzione giuridica. Gli fate vedere le carte che, c'è, che è chiuso il provvedimento, che non avete debiti? Sì, gliela abbiamo fatto vedere. Gliela fate vedere, eh? Allora, scusate, questo provvedimento del 2023 è stato rinnovato ieri? Di che data c'ha? Non è loro, quindi vabbè, stanno facendo un abuso. No, no, beh, possiamo filmare, oh, signori. Questa è un'altra proprietà. Non si preoccupi, non faccio niente, guardi. Non c'è nessun problema, giovani. Niente, niente, tutto a posto, vi stiamo solo registrando tutti. Non è loro, lasciateglielo fare, è poi tutto si... live. 8-2, piano terra, cucina, soggiorno. Sì, questo, prego. Bagno. Vai, 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 lasciatelo fare. Mi denuncia tutti, tutti con l'altro due, fatelo, fatelo, è ben quella giusta, in data c'ha quel provvedimento, l'avete letto? 30 maggio 2023. Ma, non, ma adesso è stato riemesso adesso? Scusi, no, avvocato, è stato riemesso adesso il è stato riemesso adesso il mandato oppure è ancora datato 30 maggio? È più di un anno 2023? Che è stato emesso quello. Avvocato, in che anno è stato? È sicuro che non è vecchio? Sta zitto. Scusi, di che anno è questo atto? La data di questo atto, per cortesia? Ah, ecco, questo è l'appartamento del collega. Sì. Non mi stanno, non mi stanno rispondendo, Barbara. Collega, di là. E per un gioco di stiotto che siete entrati nella privata. Si fanno forza con le armi. Con la beh, ma sono 15, che dici? Sono 15, con le armi, è normale. Quando altre, di che data è il provvedimento, signor poliziotto? Signora poliziotto, quando è? Signora poliziotto, di che data è il provvedimento? A che nome di chi è? Controlli un po' il nome di chi è. A nome di chi è, scusi? A nome di chi è? Scusi, posso chiedere a nome di chi è? Non c'è il nome? Prova a chiedere di che nome... Prova a chiedere a titolo di chi è. Dentro proprio hanno spaccato il cancello. Sì. Io quel provvedimento lì che stava tenendo in mano il poliziotto era datato 30 maggio 2023. Gli dice a Luciana che ci dovrebbe avere la chiusura che gli hanno portato quei carabinieri. Dov'è? Luciana, aspetta che ti passo la Barbara, ascolta. Dimmi, Barbara. Luciana,
loro vi portarono, se me, non mi ricordo male, l'ha detto anche a tuo marito per strada, la chiusura del provvedimento, te lo ricordi? Sì. Dov'è? La chiusura del provvedimento è in quelle carte che adesso sono rimaste dentro casa perché hanno chiuso tutto. Ma cioè, tu c'hai una chiusura, diglielo, tu c'hai la chiusura del procedimento. Sì, ma questi non ascoltano niente. Io ho una chiusura del procedimento, ma loro non... Del giudice, da parte del giudice, datata? Sì. Datata? Non mi ricordo. 2022. Vabbè, ma più o meno il mese. Il febbraio, 19 febbraio 2022. Quindi sì. Prima? Sì. Sì, prima del... Io tutto dicevo... questo è un provvedimento del 30 maggio 2023 che ho visto io. Esatto, quindi ci sarà un lo stesso provvedimento è andato avanti con la chiusura? No. Dai loro, dalle loro leggi c'è scritto cancellazione totale. Dov'è? Adesso non sta dentro casa perché ci hanno buttato i fuori. Dove ce l'hai? Se ce l'hai, allora bene che lui gliela faccia vedere. No, vabbè. Mattina già. Già mi chiamare, mamma? No, ok, zitti, la sale in aria. La giubbassa, ma cosa vuoi fare qualche volta? Tutte le cose le mani di sport. Anzi, guarda, non vado bene. Ma c'è cosa c'è il documento del cancellazione. Ma Barbara? Ci sono io, Pietro, sono Eleonora. Ascolta, qui c'è un documento, il documento della cancellazione totale del debito. Ok, fatelo vedere, mostratelo. L'abbiamo mostrato. E cosa ha detto? Sette, addirittura è post-datato rispetto a quello che hanno portato loro, perché loro parlano di 30 maggio 2023. Questo è datato 7 novembre 2023. Perfetto, allora, faglielo vedere. È un documento post-datato rispetto al vostro. Scusi, maresciallo? È lei? No. Scusi, ma questo documento, volevo chiedere solo una cosa. Questo documento è post-datato? Mi scusi, avvocato, ma questo documento della cancellazione del debito è post-datato rispetto al vostro? Loro non interessa. Loro interessa. È post-datato, scusi. È post-datato, no, tranquillo. È post-datato. È post-datato rispetto al vostro. È il 30 maggio 2023 il vostro. Ma veramente non gli interessa? Ma di che cosa stiamo parlando? Scusi avvocato, le sto dicendo questo. Che c'è una udienza, una sentenza che dice di no. Ok? Lei state facendo irruzione con un documento datato 30 maggio. Qui c'è un documento del giudice datato 7 novembre 2023. Quindi è post-datato. Quindi un documento successivo che dichiara la chiusura del procedimento. A carico e dichiara l'estinzione del debito. Non capite cosa state facendo? State praticamente buttando fuori una persona di casa senza avere il diritto di farlo. Si chiama furto, aggravato dalle armi, si chiama irruzione. No, ma noi stiamo portando un ragionamento. Capito che vi stanno facendo fare? Facendo un ragionamento. Lui è il maresciallo dei carabinieri, quello con gli occhiali, il maresciallo. Maresciallo? Il maresciallo dov'è? Maresciallo, non capisce cosa sta succedendo? Maresciallo? Signor maresciallo, chi è il signor maresciallo? È lei? No, scusi, ho una cosa da dirle, perché ce ne siamo accorti adesso. Scusi, ci siamo accorti adesso di questo. E prima l'avevo e decido gentilmente di ascoltarmi e poi lei decide quello che deve fare.
Il signor avvocato è venuto qui con un documento datato 30 maggio 2023. Può verificare, ok? Okay? Questo documento della chiusura del procedimento dell'estinzione del debito, ok, è datato 7-11-2023, quindi è postdatato. Quindi in una data successiva a quella del documento che pretende di avere legittimità sull'esproprio, ok, c'è un documento che testimonia la chiusura del procedimento, quindi e l'estinzione del debito. Quindi voi state praticamente commettendo un reato, un abuso. Scusi, grave. Mi scusi. Cancellazione totale. Guardi, 7-11-2023. Faccia la sua verifica. Col suo avvocato e fa... Non c'è nessun avvocato. Lei sta eseguendo qualcosa? Lei sta eseguendo qualcosa? Poi ne risponde. No, ma scusi, non c'entra niente. Guardi, non la stiamo sfidando. Non la stiamo sfidando. Non ci interessa. A noi non interessa sfidarla. Non ci interessa. Non vogliamo avere ragione. Non vogliamo essere più bravi di voi. Magari voi siete persone migliori di noi, non ci interessa niente. Le stiamo dicendo, voi state prendendo un documento che è predatato rispetto a questo che testimonia che tutto è chiuso. Ma siccome quel documento che ho io me l'ha dato l'autorità giudiziaria, e anche io questo rispondo all'autorità giudiziaria. Ma che fa l'autorità? Chi è che lo scrive? Il CRIF. E chi è? Che è il CRIF? La banca non è l'autorità giudiziaria. Non è l'autorità giudiziaria. Sì. Ma perché questa comunicazione non è stata mandata? Questo lo metto qua. Sì, ma tanto io lo porto con me. Abbiamo fame. Comprà apposta. Non è stato modificato. Poi avete la... Da lunedì, no? Pietro, l'audio. Pietro, si è spento l'audio. Una maleducazione. Si sente? Sì. Si sente adesso? Perché è stato maleducato? Sì. Buona giornata, io non la sto scrivendo, ti vergogni. Sì. Signor avvocato, sì. Io ho parlato, scusi, devo essere schernito. Quindi scusi, per me io non ho schernito nessuno. Io sto solo cercando di spiegare che voi state prendendo un abbaglio, state prendendo un granchio, state facendo un illecito. Chiami la polizia, se stanno commettendo. Abbiamo chiamato la polizia, abbiamo chiamato anche la Guardia di Finanza. Lavorate per la gente. Io non capisco cosa mi passa per il cervello, non lo capisco. Che è successo col maresciallo? Che sei affatto con te? Si ha detto che l'hai schernito. Hai capito di essere stato preso in giro, ma noi non l'abbiamo preso in giro. Noi vi stiamo dicendo state facendo un errore. Siete ancora in tempo a dire ok, abbiamo sbagliato, abbiamo preso un abbaglio, posto, lo sistemiamo, non c'è nessun problema, le cose si sistemano. Potete veramente sistemare questa cosa senza nessun problema, in pace. Vi ringraziamo anche. In realtà non è che avete preso un abbaglio, siete stati imbrogliati. Sì, esatto, siete stati imbrogliati. Siete stati imbrogliati perché vi hanno fatto credere che è legittimo entrare in questa casa, ma non è legittimo in nessun caso, anche perché non c'è, il debito è stato estinto. Ma com'è possibile? Ma voi avete una casa di proprietà. Se io vengo, se domani può succedere a uno di voi una cosa del genere, ma voi andate fuori di testa, ma giustamente, perché io ho pagato, ho estinto il mio debito e uno viene e pretende di avere proprietà, la proprietà della... Anche sopra non c'era mai stato il mutuo.
Il piano sopra, in mezzo, non è stato fatto il mutuo per quello. Sì, sì. Il mutuo è stato fatto solo per questo piano e quello di sopra, no? E loro, la banca, ha messo l'ipoteca su tutto. Certo. E quindi stanno praticamente cercando di buttarci fuori da un appartamento che non è mai stato né pignorato né chiesto un prestito. Quell'appartamento di mezzo, nostro, e non è mai stato. Cioè, oltre che aggravato da 100 cose. Bravi. Andate avanti così. Andate avanti così. Benvenuti. Andate avanti così. Poi vediamo la vostra coscienza cosa dice. Se c'è ancora. Comunque guardi che, scusi lei, sapere le cose e non prendere nessuna posizione è un aggravante, eh? Dante li chiamerebbe in sai le mette... No, io so che lei ha molta comprensione di queste cose. Io non sono mica. Ah, ok, lei ha deciso di essere così. Va bene. Sono a casa di chi? Di Luciana. Le cose personali? Adesso arriva anche le cose personali. Sì, la cosa, poi dopo, se lei non le porta via, io provvedo a portarle presso un matrimonio. Voi dal sotto è finito, potete andare? Sì, va bene. Ecco, lei prende adesso le sue cose personali. Adesso. Sai che cosa significa? Come si chiama questa? Repressione. Si chiama repressione. Sapete perché? Perché c'è una verità che sta emergendo e si chiama repressione perché non vogliono che si sappia. Chiaro? Repressione. Prendete informazione, lo dico a tutti, poi ascoltate, fate quello che volete, prendete tutti informazioni su che cos'è il deposito di UPPT, su che cos'è la truffa del nome legale, sul fatto che questa è un'azienda di diritto privato, l'Italy Republic of, e questi enti sono tutti enti privati, carabinieri, non sono e enti pignorati. E pignorati, sappiatelo, ve lo dico, e loro lo sanno. Ora lo sanno tutti lì dentro, seppure qualcuno non lo sapeva, ora lo sa. Stanno abusando del loro potere, questo si chiama abuso di potere. State abusando del vostro potere per fare un favore a qualcuno che vi sta usando. Esatto, okay. Si chiama favoreggiamento pure. Fate un danno, oltre che fare un danno a una persona innocente, lo fate a voi stessi. Il più grave lo fate a voi stessi, sappiatelo. Che il danno più grave lo state facendo a voi stessi. Ma Luciana non può dare quella carta all'avvocato? La carta della chiusura del procedimento? La carta della chiusura del procedimento, quella della banca? Sì, lo dovrebbe far vedere all'avvocato. Sì, ma credo che gliel'abbia già fatta vedere, eh? È che l'avvocato se ne infischia, perché l'avvocato c'ha in mano l'ordine esecutivo del giudice. Che però è anticipato rispetto a... È predatato, perché è datato 30 maggio, quel documento è datato 30 maggio, mentre l'estinzione totale del debito è datata 7 novembre 2023. Quindi in pratica stanno prendendo un immobile che è completamente dimostrato che è completamente pagato. Appunto, cioè non c'è una nuova emissione da parte del giudice. Questo dovete dire all'avvocato. Ma gliel'abbiamo detto, e l'abbiamo detto anche al maresciallo, ma non ci ascoltano. Cosa dobbiamo fare? Ho sentito, ma l'avvocato non l'ho visto. Comunque, sono cambiato le serrature. Non dovete ubbidire ai loro ordini, ok? Perché certo che non dobbiamo ubbidire ai loro ordini, glielo stiamo cercando di far capire. Voi siete in legge. Si vedono come dei nemici, ma non hanno capito che noi stiamo cercando di aiutarli. Ricordagli Norimberga che forse qualcosa, e che stanno continuando un medesimo disegno criminoso, che Norimberga ha pagato l'esecutore, non il mandante. Sì. Questa cosa la dirò. Sei bravissimo, Pietro, sei bravissimo, continua così. Grazie.
Comunque, maresciallo, lo dico a lei per dirlo a tutta la sua squadra, ok? Sappia che io con lei non ho niente di personale assolutamente, però le dico questo, se lei conosce un po' la storia. Il processo di Norimberga ha punito gli esecutori degli ordini, non i mandanti. Eichmann, che è stato l'esecutore della soluzione finale, è stato impiccato, ok? È stato impiccato, ok? Non è stato impiccato Hitler, che aveva già altre cose, è stato impiccato chi ha eseguito l'ordine, ok? Quindi il responsabile, non solo in legge naturale, ma il responsabile è sempre chi esegue l'ordine principale. Le faccio questo quesito. Però devo andare. No? L'ultima cosa, le faccio solo una sola domanda. Secondo lei, se io dico all'aviatore, al pilota dell'aereo di sganciare la bomba atomica su Roma, di chi è la colpa? Di quello che la sgancia o di quello che dà l'ordine? Maggiore. Bisogna vedere. No, le faccio questa domanda. Dove uno deve no, non ci sono minimi in particolari. C'è una risposta giusta. No, glielo chiedo perché lo voglio che lo sappia. È di chi sgancia la bomba la responsabilità è maggiore. Di tutte e due origine. Sì, però quella maggiore è di chi sgancia la bomba. Più di quello che dà l'ordine. È di quello che esegue un ordine sbagliato, sì. Quello che esegue l'ordine è più responsabile di quello che lo dà. Molto di più. Esegue materialmente il delitto è più responsabile di quello che lo dà. Questo è il concetto che devono capire questi signori che Norimberga è vicina di nuovo. Ah, è dura riniziare da capo. Ma secondo me qualcuno ci sarà che comincerà a prendere almeno che cominci a prendere informazioni. Esatto. Avete bisogno di sentire la verità e noi ve lo stiamo dicendo per il vostro bene, ricordatevelo. Diciamo in questo modo, però Paolo nel carcere lo dava Dio, poi è stato liberato, il vostro Paolo, conoscete la storia, no? Anche il capo del carceriere poi si è convertito. Oh ragazzi, state vedendo? Ho paura di lanciare. Di Pietro, sì, ci siamo. State vedendo? Posso. Sì. Anche se non avete problemi a fare la mia fede, non la prende nessuno. Qua custodisce nel mio cuore la mia fede. Io continuerò ad evangelizzare fino all'ultimo dei miei minuti, che sia in carcere, che sia da qualsiasi, che sia in un momento come questo, insomma. Brava, io prego per voi, non avete voluto dare i vostri nomi, ma i vostri nomi non li riconosce. E sappiate che sono tutti iscritti in cielo, a meno che voi non li cancelliate, perché possono essere cancellati se voi non volete sapere di Dio, perché voi li cancellate. In realtà, quando uno di noi viene al mondo, c'è un libro della vita. Nell'Apocalisse c'è scritto che i loro nomi sono cancellati, perché qualcuno ha detto non lo voglio sapere, non è più neanche di te, sono stati cancellati. Abbiamo il libero arbitrio. No? Cancellati tutti i debiti. Possiamo credere. Ti voglio tanto bene. Chi la paga tutto questo movimento? Chi è che paga tutto questo movimento? Il paga Milano, il paga con tutta la gente che ha bisogno. Dove... Ma io non so, vada. Vendete furgoni e furgoni di droga in questo paese. E voi qua? E quanti sono? Sicuramente prenderanno tanti soldi, avranno un bottone da conseguire, quindi più sono e meglio è per loro, quindi la caserma è sguarnita per due donne
Grazie che siete stati così. Abbiamo potuto parlare a tanti. Sono andati a cercare da dove arriva e perché la mandano. Rimbambire la gente. Se hanno una Bibbia, qualcuno di voi la vuole? Per chi non si droga, beve. Qualcuno vuole una Bibbia? C'è che chiederla, tutti impegnati qua, tutti bravi, no? Tutti lisi con le forze, a leggere, con le armi e con i giubbotti antiproiettili di fronte alla Luciana, vengono qua altri per cercare di darvi una mano, per farvi ragionare. Intanto la porcheria gira e la gente muore. Mica avevo la giacca, che mi pignora anche la mesacca qua. Ah no, la giacca azzurra. Ah. Ah, scusi, c'ho la giacca azzurra dentro, la mia kiwi, ha un kiwi azzurro. Il signor Giuliano, lì. Grazie, grazie mille. Non potete entrare. I mobili vostri e tutta roba. Un attimo, signore. Dopo anche lei entro 30 giorni. Un attimo, signore. Entro 30 giorni lei porta via, li mando i riferimenti normativi e porta via, se no resta nella procedura. Perde. Allora il consiglio mio, visto. No, un attimo, signora, non è che arriva qui, spacca la porta e li porta via, no? Lo contatta, vi mettete d'accordo, si decide un giorno e se vengono portati via. Perché viene il custode giudiziario, vengono i carabinieri e li porta via. In casa ho visto animali, non ce ne sono, perché l'uccellino è stato restituito. Non c'è dentro altro animale, abbiamo verificato. No. Altri animali in casa? Sto dentro solo Gesù, non interessare anche lui. Altri animali in casa? L'ha già fatto qualcuno, l'ha già fatto. Sì, va bene. Grazie. Grazie. C'è finito. Anche grazie. Bravissimi, complimenti, 10 lode. Mi raccomando. Sulla Giulia. Buona giornata, grazie. Buongiorno. Tutti, ti saluta neanche Dio. Tutti i servi del governo, che sia l'ambulanza, se li dico qualcosa. Sono tutti dal governo. Sono tutti anche. Sono tutti. Sì, dalle banche, perché sopra il governo c'è le banche. Sono tutti dosati anche questi qua. Sicuro. Sono tutti dosati. Lo vedi che sono tutti. Sono tutti in trance. Lo vedi che sono tutti teleguidati. Sì, sono tutti teleguidati. Guarda che io mi li guardavo queste bozze qua. Ma che è spaventati a morte. Certo. Spaventati a morte. Vuol dire mezza parola tu adesso. Ne ho vendetti che va. Eh sì, oh, lì quando hai raccontato la storia della domenica, ma cavoli, ne sai una più del diavolo. Dai. Ragazzi, io chiudo la diretta. Andiamo a far festa adesso. Andiamo a far festa adesso, festeggiamo. Guarda che qua. Posso dirlo o Barbara? O lo sanno tutti? No. Solamente una cosa, ok? Siamo in diretta. Non posso dire niente, ma va tutto bene. Ciao. Andiamo a far festa. Ciao. Sì. Ciao. Leggete insieme tutti il prologo di Abbiamo letto stamattina letto. Il prologo. Ma poi mi pensando a questa gente.
Leggete il prologo di Io Sono pensando a ah, questa sì, gente. Sì, adesso lo rileggiamo, prima della farla in caffè però. Sì, infatti, da fatto un giro da fuori prima di entrare. E fare un atto in presenza. Fare un atto in presenza. E preparate l'atto in presenza, sì. In presenza va fatto. Ah. Cioè scriviamo tutto quello che è successo. Dobbiamo lasciare qua i nostri autografi in modo che poi se lei non lo può fare tutto, vengono allegati. E poi dovreste mandare anche al giudice la risoluzione del debito. Insieme capito? All'atto in presenza, insieme a quello che è successo. La risoluzione del debito bisogna mandare. No, no, no. Ah, no. No. Ah, ma bisognava mandarla quella roba lì, la risoluzione del debito, non te che l'hai mandata. Noi abbiamo mandato la ricusazione del giudice e la chiusura del procedimento. Però quel documento lì che avevate, quello là, testimoniava che voi avevate chiuso i debiti. Sì. Cosa dobbiamo fare? Bisognerebbe mandarglielo al giudice, dire sì, che ma giudice. Mi ha detto il carabiniere, quello che è l'unico che bisognerebbe consegnarlo alla cancelleria del tribunale a mano. Ha detto che non è importante che tu lo sai, è che devi comunicarlo al giudice. Allora è quella, è quell'atto lì che lo comunica. E comunicando al giudice lui... Vabbè, devo aiutarmi a farsi i documenti. Lui mi ha detto... Devo... Tramite... Slip al giudice lo devo comunicare. Allora, bisogna fare l'atto in presenza e poi bisogna mandarglielo al giudice e alleghi anche quella carta lì che dice del 7 dell'11 che dice che tutti ti paga tutti, basta, non hai più debiti, non hai un euro di debito. E quello loro non ti possono portare via sta roba qua, perché è tua, È del popolo. Sì, è di Dio per me. È di Dio, è di quel... non è loro. Non è loro. E se non l'avete fatto, mandare anche l'ordine esecutivo, forze dell'ordine, a tutti quelli che sono intervenuti. Bisogna mandare l'ordine esecutivo, bisognerà l'ordine esecutivo alle forze dell'ordine, alla caserma dei carabinieri, tanto erano tutti... Ma io dico, se capita un'emergenza, no? Se capitava un'emergenza veramente, no? Qua c'erano diverse delle cose. Quanti ne hanno? Due non vanno a vederli perché c'è paura. Perché gli spacciatori mi ha paura di questi qua, te arriva lì, te tira. Trove su come Salvatore. Anche il pigliettaio tipo sul treno, no, vede un attimo, così non va lì, se ne tiene distanza. Non sai cosa c'è scritto? L'empio si ride di me, ma io rido di lui perché vedo il suo giorno. Non passo, non c'è la Bibbia. Sa che altri... sicuramente. Quello là che ti ho detto che conosce Ermete Trismegisto. Amadit, ma tanto alla fine voi state giocando da una parte e noi stiamo giocando dall'altra, ma la partita non si gioca qua. Si gioca, come dire, tanto torneremo qui ancora tante vite, no? No, giocano per le banche quelle che ha detto. Io ho deciso da che parte stare. Sì, è vero che la partita si gioca sopra. Ma noi siamo qua adesso, Chiedi quale? Quello lì era il capo del marescialli. Quello è il più intelligente di tutti. Sì. Quello è il più intelligente di tutti. Vabbè. C'è uno, c'è 11 che sa come funzionano le cose normali, perché lo sanno meglio di loro. Dovrebbero sapere. No, lo sanno. La legge naturale la conoscono. Ma anche il... Sanno. Io ho chiesto, ma lei conosce la legge naturale, sa come agisce. Certo che lo so. Ma io gli ho detto, ma tu lo sai che stai agendo contro la legge naturale? E lui fa... Non era convinto, perché lui lo sa. Io ho detto, se tu nel momento in cui obblighi una persona, ok, gli togli il libero arbitrio, la stai violando, perché il problema della legge naturale, delle leggi del diritto positivo... Ma noi lo congediamo il popolo, abbiamo già congedato. Ah dai, congedalo. Ragazzi? Sì, Elena, ti sentiamo. Ti sentiamo. Si sono frizzati. Si è bloccato. Va bene.
Chiudiamo la Zoom. Qua il microfono. Buon così, dai. Chiudiamo tutto e basta. Ma salutali. Ciao a tutti. Ciao, ciao Pietro. Ciao a tutti. Ciao popolo. Ciao. Grazie. Ciao Pietro. Ciao Elena. Grazie. Ciao Elena. Ciao a tutti. Ciao, complimenti. Bravissimi. Bravi. Bravissimi. Ciao. Barbara, mi passi tu, cioè passi tu la registrazione che è più completa della mia, che sono arrivato tardi. Scusami, la metto io dove allora? Azioni a sostegno sulla sovranità dell'essere? Sì. La metto nelle Zoom di emergenza, quelle lì? Sì, a sostegno. Ok. Grazie Barbara, grazie a tutti. Niente. Grazie. Grazie.